Lyon, al termine di una partita davvero incredibile, Città di Castello conquista la finale della Coppa Italia, un match davvero che ha avuto mille risvolti, sotto 2-0, scusate la voce ma davvero non ne ho più. Città di Castello riesce a ribaltare le sorti dell'incontro e vola domenica 30 al Forum di Milano, affronterà in finale la vincente fra Sora e Atripalda, due dei protagonisti. Intanto che la curva nord seconda giovinezza continua a cantare, sono Matteo Piano e Christian Fromm. Iniziamo da Matteo, poi proviamo con Christian piano piano. Matteo, che cosa è successo? I primi due set Molfetta vi ha fatto vedere davvero un'ottima pallavolo, eravate un po' contratti, sentivate molto questa partita, poi la Gherardi Svi che conosciamo è venuta fuori. I primi due set non hanno sbagliato niente, quello che hanno sbagliato gli veniva bene e noi non abbiamo giocato la nostra ottima pallavolo, quella che poi è venuta fuori. Sarà stata un po' di tensione sicuramente io parlo poi per me, poi siamo una squadra giovane, quindi un po' di tensione c'era. Quando vedi che tutto agli altri va bene ti demoralizzi un po', e poi bene, gli altri tre set Ross preso per mano, sì, ci ha preso veramente per mano lui, il coach, il Barto, e ci hanno veramente indirizzato verso quella che poi è stata alla fine 15-11. Là è bello, voliamo ad Assago e è una figata, cioè scusa. Che effetto fa, Matteo, pensare di giocare a 22 anni, 22 anni anche Cristian, una finale di Coppa Italia? Voglio dire, uno scenario come il Forum di Assago. Matteo, tra l'altro, da domani sarà ancora al Palandrea Ion, perché mi hanno detto che sarà uno dei testimoni di questo Francesca Fabbri. Dicevamo, che effetto fa, Matteo, giocarsi una finale di Coppa Italia? Giocarsi la finale di Coppa Italia al Forum di Assago è veramente, penso, il regalo più bello che potevamo farci per questa fine dell'anno, perché io ho iniziato l'anno qua a Castello, un bellissimo ambiente, sto bene, mi aiutano tutti, mi aiutano veramente tutti di Fernati, e finirlo con questa squadra, giocare al Forum di Assago una finale, è bellissimo, veramente bello, e penso, non per peccare di qualsiasi, che ce la siamo meritati. Direi assolutamente sì. Christian Fromm, prima intervista, first interview, ti aiuto. Oggi grazie per questo regalo. Thank you for this show, for this match. Grazie per questa bella partita. No, grazie, ma grazie anche alla tifosi e tutti, la squadra e le coach. Un grande bella partita e io sono molto contento. Stai parlando bene italiano, io adesso ti farò sempre intervista, perché tu, you learn, you, tu stai imparando bene italiano. Domenica, on Sunday, final in Milano. 22 anni è un grande, grande dream, un grande sogno che si avvera. Sì, perché se no sicuro oggi giocare 0-2 contro noi e cambio la partita e va bene, domenica è un'altra difficile partita, ma nostra squadra è molto, molto forte e io penso questa partita è anche per noi. Hai parlato davvero bene. Meglio di me. Meglio di Matteo Piano. Noi ringraziamo Christian Fromm, thank you, e Matteo Piano. L'appuntamento, non perdetevelo, domenica a Milano al Forum di Assago. Venite numerosi. Chi non potrà, chiaramente, diretta Rai Sport a partire dalle ore 14. Finale di Coppa Italia, Città di Castello, c'è.